Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro ora un caso spettacolare che lascia veramente senza parole per il livello di realismo che è stato ottenuto all'interno di questa bocca, una bocca che era malata a causa della parodontite, aveva perduto tutti i denti nelle zone posteriori, gli ultimi denti nella parte anteriore erano in uno stadio avanzato di parodontite. Questa è la situazione della dentatura consumata dal bruxismo. L'equipe chirurgica ha proceduto a posizionare impianti sull'arcata superiore e inferiore, alcune radici siamo riusciti a mantenerle e questo è il tipo di chirurgia che abbiamo eseguito schematicamente. Sono stati posizionati degli impianti, come ti ho mostrato, nella parte superiore abbiamo posizionato sei impianti convenzionali, evitando le zone di vuoto dei seni mascellari e su di questi tutta l'arcata avvitata. Il paziente ha potuto aspettare mesi di guarigione, noti sulla sinistra la TAC tridimensionale che mostra i riassorbimenti ossei dovuti alla parodontite, sul lato destro vedi gli impianti dentali inseriti. Questa è la preview che abbiamo realizzato per capire dove avremmo dovuto posizionare i denti e far vedere anche al paziente le forme di denti che avremmo voluto utilizzare. Successivamente abbiamo realizzato l'arcata definitiva nella parte superiore e i denti in zirconio nella parte inferiore. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto, un match perfetto del sorriso all'interno delle labbra del paziente. Una gengiva artificiale che va a camuffarsi in maniera perfetta col colore delle labbra del paziente, dei denti iperrealistici in zirconio, con la linea superiore abbiamo simulato il candore dei denti sani naturali, con le forme di denti scansionati riprodotte poi col computer abbiamo proceduto a ricreare tutte le nuove forme dei denti. Ti ricordo che questi denti sono memorizzati in cloud, sono dei denti che in caso di problemi possono essere riprodotti in fisico, sostituiti e quindi riparati sia nella parte superiore che inferiore. Nota il livello di iperrealismo che abbiamo ottenuto qua con la gengiva artificiale, ti ricordo una protesi corretta è una protesi che ha una superficie convessa che permette l'autodetergibilità, dei tessuti. Quando il paziente parla, mangia, evitiamo così che si incastri il cibo. Questa è la maniera corretta di fare i denti. Questo è veramente un livello di iperrealismo elevato. Sono protesi d'autore queste. Fai attenzione perché non è semplice trovare in giro un livello di iperrealismo di questo tipo come quello che ti ho mostrato. Spero ti sia piaciuto, dai uno sguardo a tutti gli altri casi realizzati col sistema bocca bionica.